Oggi vi voglio parlare un po' di Caravaggio. Caravaggio e della sua tecnica ad olio. Certo, in un contesto come il nostro, dove dovremmo parlare quasi esclusivamente di acquerello, sembra fuori luogo. Invece io vi dico questo, che per conoscere bene la tecnica che uno pratica, deve comunque conoscere bene anche le altre tecniche per capire quali sono i limiti ed i pregi della tecnica che utilizza. Ad esempio, per quanto riguarda l'olio, c'è la possibilità di sovrapporre delle immagini a delle altre immagini, cosa che noi invece, per quanto riguarda l'acquarello, non possiamo assolutamente fare. Perché? Perché ad olio l'artista può dipingere questa figura come faceva Caravaggio, la può dipingere completamente senza tener presente del soggetto che si andava ad interporre tra la figura e l'osservatore. Questo lo faceva perché creava un tipo di realismo talmente forte. Infatti sotto l'immagine ci sta. C'è il piede qua continua, la coscia qua continua, e poi vi ha posto questo soggetto in primo piano, creando un realismo, devo dire, incredibile. Tra l'altro, volendo parlare ancora di tecnica ad olio, dobbiamo notare pure una cosa in Caravaggio, un pregio grandissimo della tecnica che lui utilizzava, ed è quello di saper bene come utilizzare gli spessori, perché a differenza dell'acquerello, dove noi utilizziamo delle velature, dipingiamo esclusivamente per velature, ad olio si utilizza il colore a corpo. E adesso vi spiego anche un po' come. Infatti, vedete, il nostro discorso è un fatto di cultura generale sulla pittura, e perciò vi parlo anche della tecnica della pittura ad olio. Ad olio, una cosa molto importante è distinguere bene gli spessori per creare una sorta di illusione di terza dimensione, perché chiaramente noi dipingiamo su una superficie piatta, cioè fatta altezza e larghezza, mentre la realtà che ci circonda è diversa, ci sta una terza dimensione, la profondità. Dunque c'è una simulazione nella pittura di questa terza dimensione, di questa profondità. E questa qua si può creare utilizzando appunto i colori coprenti, parliamo sempre di pittura d'olio, di colori coprenti dove c'è il bianco che è un colore molto coprente. Tra l'altro voglio fare giusto una parentesi, pensate che lui utilizzava il bianco d'argento, che non si trova quasi più adesso in commercio, perché è considerato uno dei colori pericolosi in quanto contiene del piombo. Però questo era così bello, così coprente, aveva una lucentezza particolare che addirittura era chiamato bianco d'argento, ma in realtà questo è un bianco che è prodotto dal piombo, chiamato anche cerussa o bianco di piombo. Questo qua fino a pochi anni fa si trovava in commercio, adesso purtroppo non si trova più, lo si vende solo per alcune persone particolari, quali sono i restauratori. Io a volte me lo facevo mandare da un mio amico dagli Stati Uniti. Pensate che poi è prodotto anche dalla Old Holland, almeno quello che tenevo io era prodotto dalla Old Holland e poi venduto e commercializzato negli Stati Uniti. Comunque, ritornando a questa tecnica di Caravaggio, dove lui, vi dicevo, dipingeva prima i soggetti in secondo piano e poi andava a coprire con il soggetto in primo piano per creare questo realismo bellissimo, incredibile, che è tipico della pittura caravaggesca. Unito alla luce particolare, lui ad esempio utilizzava delle illuminazioni particolari dove in una stanza buia faceva entrare un raggio di luce che illuminava i soggetti e che descriveva la forma, costruiva la forma con questa luce.
Dunque, ritornando invece al discorso degli spessori, la tecnica ad olio ci insegna che dobbiamo utilizzare molto spessore, tantissimo spessore nelle zone in luce, poco spessore nelle mezze tinte e addirittura pochissimo spessore e solo colori trasparenti nelle zone in ombra. Questo perché? Perché se io utilizzo un colore coprente nella zona, questa qua vedete in ombra, vado a mortificare quello che è la profondità di campo, la profondità di tono. Cioè in realtà sembra, ci vedete un muro e non vedete più lo spazio dietro al soggetto. E questa è una cosa proprio bellissima, saperla utilizzare ad olio crea appunto questi effetti magnifici. Pensate che lui addirittura conosceva bene quanto spessore doveva creare per evitare anche un altro problema, cioè l'interazione negli anni del colore. Infatti, in molti quadri del Settecento, se andate a vedere dove non hanno, anzi quasi tutti, perché non seguivano più quella regola ferrea del 500 e del 600 per quanto riguarda gli spessori, per quanto riguarda anche la chimica dei colori. E dunque i loro quadri purtroppo sono tutti neri, anneriti, ma non perché quando li hanno dipinti erano così, ma solo perché non hanno utilizzato lo spessore giusto per far sì che non prevalesse il colore scuro di fondo. Perché? Perché anche Caravaggio utilizzava, come vedete e come sappiamo, questo fondo scuro per dipingere. Dunque, la sua preparazione era molto molto scura. Tra l'altro, se trovate questo libro, ve lo consiglio perché riguarda la tecnica che è stata utilizzata e lo studio di restauratori della Madonna dei Palafrenieri di Caravaggio. Infatti è un testo molto interessante da trovare e da leggere, perché guardate, ci sono delle informazioni incredibili su Caravaggio e queste sono tutte documentate con radiografie, insomma, c'è uno studio molto profondo. E lui dipingeva su un fondo molto scuro, su una tela dove andava a segnare i punti più importanti, incidendo sul, diciamo, chiamiamolo intonaco, su questa preparazione ancora non asciutta, segnava i punti principali della sua immagine. Infatti, questo potrebbe essere uno dei motivi per cui si è sempre detto che Caravaggio non usasse disegnare prima. Invece, questo non è vero. Infatti, se volendo utilizzare questa tecnica di incisione, dovresti prima avere un disegno ben realizzato. Chiaramente, incidendo sul disegno per andare poi ad incidere la superficie della tavola, diciamo dell'intonaco che lui ha creato sulla tavola, la preparazione, hai bisogno di rompere il foglio, comunque il disegno è rovinato e dunque non è più collezionabile. Mentre nel 400, tra l'altro, possiamo vedere anche i cartoni di Michelangelo, di Raffaello, utilizzato una tecnica diversa, cioè il cartone, dicevo, è bucherellato. La preparazione comunque non era così scura, perché uno dei motivi per cui Caravaggio non utilizzava questo tipo di tecnica è solo per il fatto che lui dipingeva sul nero e su una preparazione molto scura. La carbonella che passava attraverso i buchetti per segnare il disegno, sarebbe stata invisibile su questa non facilmente individuabile su questa superficie così scura. Per cui Caravaggio che faceva? Incideva il proprio lavoro e poi il disegno, comunque non essendo più collezionabile, non sono rimaste testimonianze di questo processo che lui utilizzava. Ma il fatto di dire che Caravaggio non disegnava è una cosa un po' fuori luogo, perché tra l'altro si vede che c'è un disegno
al di sotto di questa opera. E tra l'altro c'è da dire, e proprio in questo testo che vi ho citato, parlando della Madonna dei Palafrenieri, dice che lui era così pignolo che aveva addirittura inciso la luce che passava dalla finestra sulla scena, la linea di questa luce. Andatevi a vedere la Madonna dei Palafrenieri. E per una persona che non disegna sarebbe stata proprio una cosa superflua andare a tracciare una linea. Invece lui voleva con precisione avere le basi per poi andare a dipingere. Per cui il fatto che Michelangelo non disegnasse non è proprio da prendere, per me almeno, in considerazione. E ritornando a Caravaggio, in ultimo poi vi mostrerò una prova oggettiva di come lui usasse dipingere prima la figura dietro e poi continuare con quello che si andava a sovrapporre all'immagine che lui aveva già dipinto, anche se andava a coprire delle parti che aveva lavorato. E per quanto riguarda questo qua, se volete dare un'occhiata anche a questo che è un particolare. Qua, vedete, potete notare la testa dell'altro personaggio che è stata dipinta sopra questa zona qua, dove comunque questa zona qua era stata completata. Se andate a Capodimonte, andatevi a vedere quest'opera perché è incredibile. Io quando vado a Capodimonte non manco mai di andare a vedere quest'opera. Chiaramente di Caravaggio, quando si nomina il suo nome, la prima cosa che viene in mente è questa famosa cesta di frutta, realizzata con un realismo incredibile. Ci sono dei dettagli favolosi. Poi famosissimo anche questo Bacco di Caravaggio. E questo rappresenta proprio una prova evidente di come Caravaggio utilizzasse quella tecnica di cui vi ho parlato, cioè della sovrapposizione di particolari, e lo possiamo notare. Vorrei prima che voi lo guardate bene, guardiate bene perché è evidente, però nelle mie osservazioni, vedetevi, avvicino ancora di più per farvi notare una certa cosa. Cercate di guardarlo attentamente. Guardate qua, dove Caravaggio in questo caso ha commesso un piccolo errore, ma diciamo che lui non poteva immaginare, non dando, cioè andando a dipingere questa zona del coltello con poco spessore, essendo colori scuri e trasparenti. Poi nel tempo ha prevalso il colore di base. Se guardate qua, potete notare la linea del braccio che traspare dal coltello. Questa osservazione vi fa capire due cose. Prima, la più importante, è che Caravaggio dipingeva prima i soggetti in secondo piano, poi applicava i dettagli, alcuni dettagli delle persone in primo piano, dopo. Questa è una prova inconfutabile. La seconda è che c'è un'interazione nel tempo dei colori di base e quelli che sono sovrapposti. Infatti, qui il coltello sembra quasi di vetro,
cioè nel senso che è trasparente. E questo all'epoca sicuramente non si vedeva. Questa qua è una prova che Caravaggio utilizzasse sovrapporre le immagini. Ritornando poi all'acquerello, vi voglio dire questo, cioè vi ho parlato di questa cosa proprio perché, per farvi capire che non è che la tecnica dell'acquerello è la migliore in assoluto, o la tecnica dell'olio è la migliore in assoluto, o la tempera. Diciamo che ogni tecnica ha i suoi pregi e i suoi difetti. Ad esempio, se andiamo a guardare alcuni lavori di Leonardo realizzati sia ad olio che a tempera, possiamo notare che ha utilizzato un modo di dipingere diverso perché la tempera, ad esempio, offre la possibilità di dedicarsi a certi dettagli senza mostrare leziosità. Perché? Perché è una tecnica fluida, veicolata dall'acqua, come lo è l'acquerello. Però la tecnica della tempera ha la possibilità di avere anche la coprenza dell'olio, mentre l'acquerello no. Le luci devono essere lasciate dalla base della carta. L'olio invece, se una persona si dedica troppo ai dettagli, per esempio come i capelli fatti un po', diventa lezioso, legato. Perché? Perché l'olio ha una, diciamo, caratteristica che è veicolato invece dall'olio, che è più lumacoso e non ha quella fluidità che ha l'acqua, cosa che invece sfruttiamo nella tempera e nell'acquerello. Intanto, qual è ancora la differenza tra la tempera e l'olio? È che l'olio invece permette una pennellata più gestuale, permette una morbidezza, ha una morbidezza diversa, mentre la tempera è un po' più rigida. È un po' più tagliente come tecnica, però come vedete, ogni tecnica deve essere praticata per quello che è. Non si può utilizzare la tecnica dell'olio come se fosse una tempera oppure un acquerello come se fosse un olio. Ecco perché, ritornando all'acquerello, la cosa importante è nei colori scuri di non superare un certo limite. Perché altrimenti il colore diventa sordo e immaginate come un muro, cioè invece di avere questa profondità, ad esempio in questa zona, sembra che questo viene avanti come se fosse un muro, perché abbiamo utilizzato troppo colore e non ci manteniamo più nella gamma che vuole l'acquerello. Dunque, una delle cose più importanti è utilizzare una tecnica, capire bene una tecnica, sapere bene quali sono i limiti e come muoversi all'interno della stessa. La conoscenza, ecco perché vi ho mostrato, vi ho fatto tutto questo discorso sulla pittura di Caravaggio. Tra l'altro mi faceva piacere mostrarvi queste cose perché sono interessanti, ma sono sicuro che se queste cose sono importantissime anche per chi pratica un'altra tecnica, perché deve sapere che ad olio si possono fare delle cose, deve sapere cosa invece si possono fare con l'acquerello e dunque i pregi e i difetti di tutte le tecniche.